parlerà, ma gliela faccio rimorsare. Allora, si conclude oggi questa fantastica avventura del torneo sociale. Per testimonianza del grande burattinaio, questa volta siamo stati un filo più celeri. Ci è voluta la grande destrezza e aiuto della maestra Adele che solo con le minacce è riuscita quasi a terminare il programma nei tempi previsti, ma diciamo, per i miracoli dovete attendere. Volevo ringraziare tutti i partecipanti al torneo per la vostra disponibilità, per non aver rosicato troppo quando avete preso Scratch, per il livello espresso in campo. Sono state tutte quante finali lottate, belle, ma ci sono state tante partite dove abbiamo gioito, sofferto, perso amicizie, però è stato tutto molto bello. Voi qui presenti, nonostante il ponte e tutto, siete qui a festeggiare con noi la fine di questo evento. Fatevi un applauso, ve lo faccio anche io. Bravi. Ma Paolo non dice mai una parola. No, si fa una dedica. Intanto abbiamo Enrico Abbat e Roger Raia qui. Dopodiché ringrazio Flavio, sempre presente nel pubblicare i tabelloni, per aiutarci nella gestione di tantissime cose. Vuol dire qualcosa a questo folto pubblico che ci accompagna? No, io ripeto i complimenti che ti ho fatto, perché quando hai detto che volevi finire per Pasqua, io non ci credevo assolutamente, invece ci è andato vicino, quindi tutto sommato. Il primo match, sempre festa ever. Possiamo fare ancora meglio, ci dice il grande burattinaio, nonostante i complimenti. Ce li prendiamo. Dopodiché, devo ringraziare chiaramente questi gestori, questi grandi collaboratori, perché la sera si finisce tardi, l'organizzazione, sempre le partite poi quando si va, no? In lotta è sempre difficile gestire gli animi del torneo asociale, come lo chiamiamo noi, quindi faccio un grande applauso, al maestro, ai venerdì sera del maestro Paolo, ai sabati sera. Senza risse quest'anno. Senza risse, ma perché anche lì maestro Paul, il porto d'armi è servito. Straordinari, questo 20 settimane da mattina a sera, a sentire anche te. E poi devo fare una menzione speciale per la maestra Adele. Brava! Il 90% del male nell'organizzazione l'ha gestito lei. E a questo punto chi manca? Procediamo con la fantastica premiazione. E partiamo dal doppio. Qui presente doppio maschile, ci avviciniamo qui. Premia il nostro Sebastian Silver, secondo classificato, c'è scritto sulla coppa del doppio, secondo una cosa devi fare. Dai, vabbè, ce la puoi fare, dai. Facciamo un grande applauso alla coppia Taliano D'Andrea, ancora una volta. E non solo. Secondi nel torneo di doppio, ma primi nel torneo di lancio della racchetta. Infatti c'è anche un torneo speciale che poi ci daranno una targa per l'impregazione più creativa. per il nuovo santo. Grazie, però noi non possiamo baciare la valletta. No, potete baciare la valletta. Ragazzi, ci può fare delle foto un attimo con loro, poi vai. C'è l'esperta di Instagram. Possiamo dire, no, non lo diciamo a sorpresa, non lo diciamo a sorpresa, ma diciamolo. Primi classificati di questo torneo durissimo. Uno scandalo. Maio Bonanni. I preziosi gadget casual, c'è pure il premio in denaro, tecnica.
C'è pure il premio in denaro. Vogliamo vedere l'assegno anche. Posso dire che... Puoi dire che... Foto anche con i secondi. Può vincere chiunque. Sì. Beh, voi avete superato il primo ostacolo, avete avuto la strada in discesa. Zoom. Foto con... E poi foto con tutti noi. Dimmi come hai fatto che prendi... Cavallito, tutte prendi le responsabilità delle foto o te le no. Grazie, sei una amica. Allora, queste sono quelle che verranno pubblicate e quelle saranno okay, e con tutti noi, con tutti noi, una foto con i ragazzi. E viva la sportività! Bravi, bravi, bella l'amicizia, bello fa vincere tutti, bravi. Vabbè, c'è speranza per chiunque, esatto. A questo punto c'è speranza per chiunque. Siamo un simbolo per tutti. Esatto. Andiamo avanti, questa è una personalizzata. Premia le nostre atlete Nicolò Di Martino. Bravo Nicolò. Bravo Nicolò, bravo, bravo. Seconda classificata, Giusy Lauriola. Oh! Non fanno primavera. Possiamo fare domanda. Mandiamo una PEC. Qui. Giusy, rimani qui. Tutto fatto? Io sono fotografo ufficiale della coppia del singolare femminile, poi esco. Che barba, che noia. Prima classificata, Giulia Diamantini. Fermatela, ma so. Eccola. La Deli in gonnella. La nuova Deli c'è sempre. La nuova Deli. Sì, ma non ti allontanare, avvicinati, se ti allontani vieni ma vieni più vicino. Ma c'hai migliori. E dall'altra Giusy, devi mettere accanto a Nicolò. Che organizzazione eccezionale. Noi siamo curiosi di sapere il premio in denaro, ma niente. Poi vediamo. Noi vediamo. Shabuau. Bene, basta, fatto. Ottimo. Ciao, andatevene. Bene, veniamo al punto. Volevo premiarlo io. Beh, ragazzi. Allora ti chiederei anche di annunciarlo a questo punto. Allora, passiamo alla premiazione del torneo di singolare maschile. Secondo posto, che ci tenevo a premiare io, Danilo Deli. Bravo! Oh! Altro, perché vedo che comincia ad avere i capelli grigi anche lui, quindi mi sento vicino. Grazie. Bravo Danilo. Prendo anche il primo o prendo qualcun altro? Non esagerare. Allora, interrei che lo premiassi tu il primo classificato. Io voglio dire però due parole per lui, perché è diciamo un allievo della cantera e mi permetto di dire che c'è una vita prima di aver battuto Deli e una vita dopo aver battuto Deli per quanto riguarda il tennis agonistico. Quindi ha mandato in bolletta molti scommettitori stasera. Io no, grazie a Dio, l'ho presa. Grazie. Ma purtroppo gioco sempre contro me, sta Deli è troppo facile. Quindi premiamo il primo classificato. Si chiama Andrea Brandelli. Lo so. Il primo classificato del torneo di singolare maschile, Andrea Brandelli. Bravo! Senti, io volevo dire una cosa, volevo spendere una parola per Andrea, perché io ho puntato su di lui da parecchio tempo e devo dire che io gli ho cambiato la carriera, perché gli ho spiegato, secondo set ha scommesso di te. Io ho spiegato ad Andrea che nel tennis bisogna tirare sopra la rete e dentro le righe. È vero che è cambiata la tua carriera da quel momento? Senti, poi detto da lui, spiegato da lui, grazie. Foto con Danilo. Bravo Maurizio. E con Flavio e poi con tutti noi. Questo è mezzo. Ok, così.
futuro, il passato e il presente. E il presente. Chi è il presente? Che... Flavio. Grande tennis. Dai, 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 tutti quanti. Pure ciabatta, dai, pure ciabatta. Dai. Paolo, dice qualcosa, ma un commento del maestro Paolo, per cortesia. Eccolo qua. Dai, 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 mettilo dentro. Va. Allora, un commento del maestro Paolo. Commento del maestro Paolo, dai, 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 dai. Mai importante. Successo. Mai successo. Ringrazio il ciabatta per la motivazione. Io però posso tutti dire, questi anni. Devo dire una cosa, dai, maestro Paolo. Cioè, ciabatta non va ripreso dopo il secondo bicchiere di vino. Perché altrimenti, cioè, YouTube non ci fa chiudere solo YouTube, capito? Cioè, però è riuscito a far parlare il maestro Paolo, è riuscito a far parlare il maestro Paolo. Fortissimo. Allora, chiudiamo questa premiazione poi con una foto tutti insieme. Vi vorrei ricordare che, a parte i vari appuntamenti con le squadre di D2 e D3, quello che combinerà la D2 nelle prossime settimane, sono in pancia... ancora dobbiamo capire l'arco temporale dei master della fascia A, della fascia B e della fascia C, e poi durante questo periodo cercheremo di organizzare nel weekend dei tornei rodeo dedicati alla prima fascia, alla fascia B e alla fascia C. Vedremo a seconda delle adesioni come far funzionare il tutto, e poi ci rivedremo a metà ottobre con l'inizio del nuovo torneo sociale per la prossima stagione. Fiocchetto, cercheremo di farne due, di uno che partirà ad ottobre, finirà a Pasqua, prima di Pasqua, e poi un secondo torneo sociale, speriamo di riuscire a farne due. Grazie a tutti. Grande tennis. Ci fermiamo un attimo per una foto tutti insieme con le coppe, grazie a TV Via Larro ovviamente, a Marcuccio Scucchetta. Mettiamo là sulla... Purtroppo dacci tempo. Vabbè, ci mettiamo là sulla... con le... Peppone, una parola. No, che parola, che ho giocato malissimo. Hai tirato la racchetta anche oggi. Che è successo? Neanche una settimana abbiamo subito tirato la racchetta. Roger, non c'è una parola tu. La stampa è stata... Non sai, ti pensavamo a Madrid, no? A Madrid qualche anno fa. Capito. Ora non più. Sul divano. Un miracolo abbiamo fatto. Brandelli che ha vinto il torneo. È un miracolo.